Riesce a darsi pace la piccola comunità di Pesco Pagano, che dal 21 marzo scorso vuole conoscere il nome dell'assassino di Lorenzo Pucillo, il medico sportivo brutalmente ucciso con colpi di fucile da caccia. Se in un primo momento le attenzioni degli inquirenti erano concentrate su quel rapporto burrascoso tra i due fratelli Pucillo, Lorenzo e Gianfranco, ora le indagini si spostano a Picerno, comune lucano, dove la vittima era medico sportivo della locale squadra di calcio. Un delitto efferato che farebbe pensare ad una vera e propria esecuzione, anche di natura passionale. Conosciamo una signora del che so che erano grandi amici. Oh sì, la posso chiamare, se è disponibile. Vuole parlare? Quella la gente anche se sa qualcosa, ma nessuno dice niente perché ha paura. Ma di cosa deve aver paura? Non lo so, hai visto, il paesino è così, sì, lo conosci, capi? In paese si vedeva raramente, fatta eccezione per le domeniche calcistiche. L'abbiamo visto passare qui quando veniva a mangiare. La domenica prima è venuto a mangiare da lei? Sì, è venuto a mangiare. Come le è sembrato? Per noi era sempre una persona, cioè, normale. E il medico di solito sedeva su questa sedia. Ma che il matrimonio di Lorenzo fosse in crisi erano in tanti a saperlo ed era lui stesso a raccontarlo alle persone a lui vicine. Più che in crisi, che la moglie magari aveva fatto una scelta di vita differente, che aveva raggiunto uno dei suoi figli nella capitale a Roma e che lui era rimasto qui a Pesco Pagano proprio perché aveva questa azienda da portare avanti. L'unica cosa che abbiamo potuto pensare è che forse, non lo so, qualcosa legata alle sue, a questa attività di azienda agricola, di allevamento del bestiame. Quando era in trasferta con la squadra veniva chiamato da qualche suo collaboratore perché gli animali forse avevano sconfinato. Quando lo chiamava questo collaboratore, lui aveva un tono di voce particolarmente agitato o comunque risolveva Risolveva la questione in maniera molto serena.